Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Fabio Network. Allora ragazzi, con questo video voglio mostrarvi un upgrade che sto effettuando alla combinata, al mio banco sega che avevo precedentemente costruito e pubblicato. Se non l'avete visto, vi lascio il link qua sopra. Allora, grazie ai vostri consigli, tra cui Pietro, che ringrazio, questa volta vado a modificare tutto quanto l'impianto elettrico. Prima la combinata era provvista di un semplice interruttore che comandava l'elettroutensile, un pulsante di emergenza. Qual è l'upgrade? Allora, devo andare a modificare l'intero impianto, come ho già detto, mettendo un interruttore start e stop. Perché questo? Se va via disgraziatamente la corrente e noi stiamo tagliando il pezzo, quindi il pezzo rimane a metà nella lama. Nel frattempo che noi andiamo a riarmare il magnetotermico che si è abbassato, o comunque siamo totalmente al buio, ritorna comunque all'improvviso la corrente, ci ritroveremmo che la lama ripartirebbe con in mezzo il pezzo da tagliare. E questo devo dire che è molto pericoloso. Quindi vado a fare questo upgrade con questo teleruttore. Cosa succederebbe? Ci sarà un relè, ci saranno dei pulsanti e ci sarà sempre il pulsante d'emergenza. Cosa cambia in sostanza? Cambia in sostanza che dal momento in cui io vado a premere il pulsante, si ecciderà la bobina di questo relè, manderà in funzione quindi il circuito elettrico, ma se dovesse andare via la corrente elettrica, si disesce dalla bobina di questo relè, pertanto al ritorno della corrente non ci sarà un riavvio accidentale. Quindi dobbiamo tornare a premere il pulsante di start per far ripartire l'elettroutensile. Non farò il video mentre lo monto perché non si capirebbe nulla. Quindi, come sempre faccio nei miei video, illustro quello che sto facendo. Lo faccio prima una prova sul banco in modo da renderlo molto più chiaro a tutti quanti. Dopodiché ci sposteremo alla combinata e terminerò di fiante elettrico. Andremo a vedere poi il risultato finale. D'accordo, ragazzi? Quindi vi giro la telecamera e andiamo a fare la prova sul banco. Allora, ragazzi, sto replicando sul banco esattamente quello che è il circuito elettrico della combinata. Quindi vedete che abbiamo il pulsante di emergenza, una presa dove andrà collegato l'elettroutensile, che sia l'elettrosega o la fresatrice. Precedentemente avevo i due interruttori, come vi avevo detto prima. Vado a togliere gli interruttori e andremo a mettere due semplicissimi pulsanti che serviranno a dare il comando. Questo è il relè di cui vi parlavo. Allora ragazzi, io partirei con l'alimentare la bobina del relè, bobina del relè che è segnata con ingresso A1, uscita A2. Io mi sto aiutando con un magnetotermico, ma può essere anche una semplice spina con cavo. Quindi partiamo dall'alimentare relè con fase e neutro. Allora, cominciamo dal mettere la fase nel morsetto indicato con A1. L'altro capo della fase, quindi lo manderemo al magnetotermico. Adesso andiamo ad inserire il neutro, quindi partiremo sempre dal magnetotermico, che chiaramente sto tenendo staccato e con spina staccata. E quindi andiamo sul, abbiamo detto, l'altro capo per alimentare la bobina del relè su A2. Ora, in questo modo la bobina rimarrebbe sempre eccitata.
Quindi noi dobbiamo andare ad aggiungere in questo piccolo circuito che già abbiamo creato un pulsante. Dove va messo il pulsante? Va messo sulla fase che va ad alimentare la bobina. Quindi interrompiamo la fase tra il magnetotermico e la bobina e andiamo ad inserire qui il pulsante. Allora, il terzo step sarà quello di andare ad alimentare gli ingressi dei contatti. Gli ingressi dei contatti sono 1 e 3. Ricordiamoci sempre che nei relè gli ingressi sono contraddistinti con i numeri dispari, ecco perché 1 e 3 sono vicini, e le uscite con i numeri pari, quindi 2 e 4. Quindi adesso andiamo a dare la fase ai due ingressi, abbiamo detto 1 e 3. Bene, quarta cosa da fare, adesso andiamo ad alimentare la presa. Come abbiamo detto precedentemente, nella presa metterò l'elettrodensile. Quindi partiamo da uno dei due contatti, le uscite di uno dei due contatti e andiamo a prendere la numero 4. Dopo vi spiego perché sto lasciando la numero 2 libera o viceversa. Comunque, vi sto spiegando perché ne sto usando una sola per adesso. Quindi partiamo prendiamo la fase dall'uscita numero 4 e andiamo alla presa. Quindi l'uscita numero 4 andiamo a mettere alla fase della presa. L'uscita della presa andrà direttamente al neutro del magnetotermico. Quindi ragazzi, andiamo a vedere cosa abbiamo creato fino adesso. Attacchiamo alla presa un elettroutensile. Io sto attaccando un fono da carrozziere, lo mettiamo subito alla seconda potenza. Andiamo a dare corrente al circuito. E chiaramente andiamo a premere il pulsante per alimentarlo. Allora, cosa succede? Succede che il fono da carrozziere, quindi l'elettroutensile, funziona dal momento in cui noi lasciamo il dito premuto sul pulsante. Nel momento in cui lo rilasciamo, smette di funzionare l'impianto. Spero si senta l'audio, chiaramente. Quindi, cosa dobbiamo fare adesso per completare l'impianto e non rimanere tutto il giorno col dito sul pulsante?
dobbiamo andare ad inserire l'autoritenuta. L'autoritenuta nient'altro è che un semplicissimo ponticello tra due punti. Ponticello che adesso vado ad illustrarvi. Quindi ritogliamo corrente e andiamo a creare il ponticello. Quindi ponticello andrà fatto con il contatto che c'è rimasto libero in uscita, quindi il numero 2 che prima avevo volutamente lasciato libero per questo motivo. E lo andiamo a collegare con l'ingresso della bobina, quindi con A1. Allora, in questo modo siamo andati ad autoalimentare la bobina anche dopo che lasciamo il dito dal pulsante. Quindi andiamo a ridare corrente all'impianto, andiamo a premere il nostro pulsante. Dunque ragazzi, allora come avete visto abbiamo creato l'autoritenuta, è bastato premere il pulsante per far funzionare l'elettroutensile, è bastato una semplice pressione del pulsante. Ora il circuito elettrico rimarrebbe perennemente in funzione fino a che non andiamo a togliere l'alimentazione dal circuito, che andrebbe a disalimentare la bobina e quindi staccare il contatto all'interno del contatore. Per facilitarci tutto quanto, andrebbe messo un pulsante di stop, quindi o affianchiamo un secondo pulsante che facendo la funzione da stop, o come sto facendo io nel mio caso, andrò ad inserire direttamente il pulsante di emergenza, che mi farà anche da stop. Il pulsante di emergenza lo metterò a monte dell'impianto, quindi all'ingresso del magnetotermico. Questo ha due contatti, spessa una sola fase, quindi lo andrò ad inserire a monte dell'impianto, abbiamo detto, ed andrà a spezzare la fase. Quindi mi vado a ristaccare il cavo che va a alimentare il magnetotermico, visto che devo mettere le mani a monte del magnetotermico dove c'era corrente. Mi vado a togliere la fase. Per non crearvi dubbi sui colori, mi vado ad invertire la fase col neutro. Essendo alternata non cambia niente, ma per di più potrei creare dei dubbi. Quindi mettiamo fase in entrata, fase in uscita, neutro in entrata, neutro in uscita, eh? Allora, abbiamo detto che andrà a spezzare solo la fase, quindi mettiamo la fase qui nel pulsante di emergenza. Allora, quindi ricapitolando quello che ho fatto, sono andato a spezzare la fase che era a monte del magnetotermico.
Allora ragazzi, per la prova ho deciso poi di mettere una lampadina qui alla presa, così non mi copre la voce il fono. Allora, quindi abbiamo dato alimentazione all'impianto. Andiamo a premere il pulsante di accensione, di start. Vedete sul relè c'è la spia che ci dice che la bobina si è eccitata. E chiaramente sta funzionando il portalampada. Il portalampada che è collegato alla spina. Ora, per disalimentare tutto quanto l'impianto, andiamo a premere il pulsante di stop. Quindi ci prendiamo il nostro pulsante di stop, andiamo a premere. Ecco qui. Si è spenta la lampadina collegata alla presa elettrica e vedete che ha cambiato anche colore la spia nella bobina del contattore. Quindi ragazzi, adesso vado a replicarmi tutto quanto nella combinata. Ah, c'è da fare, voglio fare un'ultima precisazione. Allora, ragazzi, perché sto mettendo il funghetto a monte di tutto quanto l'impianto? Perché sulla combinata io ho due elettroutensili. Mettendo il pulsante di emergenza a monte, andrà quindi per una maggiore sicurezza ad interrompere la corrente sia alla fresa che alla sega circolare. Se volete inserire un pulsante di stop oltre il pulsante di emergenza, quindi start, stop ed emergenza, lo andrete ad inserire qui nell'auto ritenuta. D'accordo? Quindi tagliate l'auto ritenuta e andate ad inserire un secondo pulsante che farà da stop. Allora ragazzi, quello che vi ho fatto vedere prima sul banco lo vado a rifare qui sulla combinata, quindi non vi annoio, me lo finisco da solo, poi vediamo alla fine il risultato. A dopo. Allora ragazzi, l'impianto l'ho terminato, lo andiamo a testare insieme, simuliamo anche una mancanza di corrente così vi mostro cosa accade. Dunque ragazzi, l'alimentazione l'ho attaccata, la spina è attaccata, quindi andiamo a premere entrambi i pulsanti, mettiamo in moto entrambi gli elettroutensili e poi andiamo a fermare con il pulsante di stop, che nel mio caso, come detto già in precedenza, sto usando il pulsante di emergenza, il funghetto. Quindi cominciamo ad azionare entrambi. Pulsante di stop, ragazzi, come vedete, chiaramente si sono fermati entrambi gli elettroutensili. Se accidentalmente andiamo a riarmare il pulsante di emergenza, vedete che non ripartono gli elettroutensili. Facciamo un'ulteriore prova. Stiamo usando ambedue gli elettroutensili o uno dei due elettroutensili. Simulerò la mancanza di corrente. Andiamo a togliere la spina dall'alimentazione. Chiaramente si sono fermati gli elettroutensili, il funghetto qui è ancora armato, non ho toccato nulla. Andiamo a reinserire la corrente.
quindi abbiamo simulato un ritorno della corrente a nostra insaputa, vedete che non ripartono gli elettrotensili. Dobbiamo ripremere il pulsante per riavviare il procedimento. Quindi vedete ragazzi, la differenza è sostanziale, è giusto che questo upgrade sia stato fatto. Chiaramente la sicurezza mettiamola sempre al primo posto. L'impianto elettrico, come era stato concepito prima, non era prevista la mancanza di corrente, quindi se andavamo la corrente e sarebbe ritornata la corrente, sarebbe ripartito anche l'elettrotensile. Allora ragazzi, fatemi spendere due parole sulla combinata. Come vedete, come immaginate, la combinata non è ancora finita, la sto portando avanti piano piano, gli impegni sono tanti e il tempo è sempre meno. Vedete che mancano ancora i dispositivi di sicurezza, manca ancora lo spartilama, manca ancora il coprilama. Dopo, in un secondo momento, farò anche la guida parallela e credo, per mia comodità, farò anche la slitta per i tagli sia dritti che a 45 gradi. Dunque ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, non vi perdete i miei video, mettete la campanellina, il segno di spunta sulla campanellina, non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ciao ragazzi!